Ragazzi, adesso dopo di aver passato 10 minuti faccio l'impiattamento, sono pronti le lasagne. Salve ragazzi, oggi facciamo le lasagne radicchio e besciamella. Adesso vi dico gli ingredienti, prima vi dico quelli della besciamella. 1 litro di latte, 5 cucchiai di farina, 50 g di burro, della noce moscata e del sale. Ora andiamo al radicchio. Un radicchio bello grosso, dell'olio, della cipolla, del pepe, un po' di vino e del sale. Poi ci sono le lasagne che sono 250, del formaggio grattugiato e della mozzarella. Adesso andiamo al procedimento. Adesso io vado ai fornelli, vado a lessare il radicchio, perché il radicchio è amaro. Adesso io lo sbollento un pochettino, così butta l'amaro. Ragazzi, come voi vedete, già ho lessato il radicchio. L'ho fatto stare un paio di minuti e sta scolando. Adesso faccio la besciamella. Si sta sciogliendo il burro. Dopo di aver sciolto il burro ci aggiungo un po' di latte. Io verso la farina. E la giro per bene per non farsi i grumi. Dopo di girarla bene ci aggiungo l'altro latte. Gli aggiungo il sale. E la noce moscata. E adesso deve stringere un pochettino. Non la faccio propriamente densa densa, un pochettino liquida. La faccio. Ragazzi, deve avere questa consistenza di liquidità, perché io lo devo assemblare assieme al radicchio. Adesso lo spengo e lo metto da parte. Dopo che il radicchio è stato sbollentato per un paio di minuti, adesso io sto facendo appastire la cipolla. Con un po' d'olio. E aggiungo il radicchio. Certo, il radicchio quando è sbollentato cambia di colore. Aggiungo un po' di sale. Un po' di pepe. E aggiungo un po' di vino. Ora io unisco il tutto. Unisco un paio di mestoli di besciamella. E adesso prendo la teglia. Prendo
che ce l'ho accanto. Sul fondo io ci metto un pochettino di besciamella così, perché dato che ce l'ho è sufficiente. Ci metto del formaggio grattugiato. E un poco di mozzarella tagliata julienne. Adesso ci mettiamo di sopra di nuovo il formaggio grattugiato. E la mozzarella tagliata julienne. Le lasagne devono andare in forno a 180 gradi, il forno ben caldo per 10 minuti. Ragazzi, adesso dopo di aver passato 10 minuti faccio l'impiattamento. Sono pronti le lasagne. Ecco le lasagne.